Ciao ragazzi, sono Ben, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi si decide il primo destino della Juventus in Champions League, ovvero siamo qui per i sorteggi dei gironi. L'ultimo anno non è proprio andato molto bene, come anche l'anno prima, siamo usciti agli ottavi. Quest'anno però un altro anno per i sorteggi, sono qui in compagnia di mio papà. Ciao ragazzi, forza Juve. In compagnia di mio fratello Chedira barra Locatelli, decidete voi qua sotto nei commenti. Più Chedira o più Locatelli, il fratello, commentate qua sotto. Prima di iniziare quel video ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, importantissimo. E attivate la campanellina che trovate vicino al tasto dell'iscrizione. Andiamo però, prima di andare appunto ai veri e propri sorteggi, a vedere quelle che sono le fasce dei gironi di Champions League, quindi vediamo quali potrebbero essere le avversarie della Juventus nel girone. Quindi adesso andiamo a vedere le fasce e andiamo a dare un pronostico a testa su quale squadra per fascia appunto la Juventus incontrerà. La Juventus ricordiamo che è in seconda fascia. Magari scorso risultato per il Porto. Esatto, quindi risultato per il Porto agli ottavi, quindi stiamo zitti da qui fino a qualsiasi gara. Quindi. Allora ragazzi, le squadre della prima fascia sono, leggiamo, Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, e Inter, Lille e Sporting. Invece le squadre della seconda fascia sono Real Madrid, Barcellona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Dortmund. Poi la squadra della terza fascia invece sono il Porto, l'Ajax, il Lipsia, il Benfica, l'Atalanta, lo Zenit, lo Shakhtar Donetsk e il Salisburgo. E poi quelle di quarta fascia invece sono il Besiktas, sono il Besiktas, la Dinamo Kiev, il Bruges, lo Young Boys, il Milan, il Malmo, il Wolfsburg e poi la squadra degli sceriffi Tiraspol, che comunque, non so, non è per dire, ma in seconda fascia ci sono più big che in prima. È vero, squadra della seconda fascia sono in pratica più forti di quelle della prima. Secondo te la Juventus chi becca in prima fascia? Il Lille. Sì. Secondo te Luca chi becca la Juventus nelle squadre di prima fascia? Manchester City. Il Manchester City, io invece dico il Bayern di Monaco. Mannaggia, poi squadra di seconda fascia, niente. Squadra di terza fascia, la Juventus chi becca? Secondo me becchiamo lo Zenit. Lo Zenit San Pietroburgo. Secondo te, Luca? Secondo me invece Lipsia. Invece secondo me la Juventus incontra il Porto. Il Porto che ci ha eliminato l'anno scorso. Maledetto. Secondo me potrebbe tornare di nuovo il Porto. Invece di quarta fascia becchiamo il Sheriff's Frankfurt Tiraspol. Tiraspol, secondo me. Secondo me il Malmo. Beh, e invece secondo me il Besiktas. Adesso passiamo a quelli che sono i veri e propri sorteggi. Aspettiamo e godiamoci questi sorteggi sperando che non vadano troppo male. Real con l'Inter. Inter e Real Madrid. Inter-Real. Come l'anno scorso. E quest'anno l'Inter stasera schiaccerà sia l'andata che arriva. 3-0 mandano a casa Real. Ci godo il pari con il City, ci godo. Vabbè, già questa... possono essere inizio. E vabbè, speriamo che nella terza ci sia uno bello. Eccola! L'ho chiamata la Juve. Oh Madonna, il Bayern, ti prego, no, l'ho detto prima. Dai, butta il Bayern, guarda il Bayern. È incredibile. Col Chelsea. Chelsea, campione d'Europa. Vabbè, bella partita contro Lukaku. Andiamo. Dai che ce ne prendiamo tre già subito contro il Chelsea. Porca miseria, però il Chelsea. Che palle, non poteva essere un Villarreal lì. Ma dai. Barça-Bayern. Barça-Bayern, Inter-Real Madrid, Juve-Chelsea, Parigi-Manchester City. Già sono lì. Lo Shakhtar no però, eh. Okay. Lo manda con l'Inter e con Real Madrid è lo stesso girone dell'anno scorso. Inter, Shakhtar, Real Madrid. Cioè, uguale girone dell'anno scorso. Ma che cazzo è? Stesso identico girone dell'anno scorso. E allora c'è da prendere a chiedersi che cazzo sono. Inter, Real e Shakhtar. Ma che casualità. Che desorteggiato. Ecco. Ecco, questo qua già non è l'unica cosa, non è proprio facile andare a giocare di là. Ecco, perché se tu becchi lo Zenit, becchi lo Zenit, dai giorni di là in inverno. Vabbè, ho capito. Campi però pesanti e brutti. Però molto diverso da quello che... non è scarso, non è proprio... però, vabbè. Mi sento un po' che sto Zenit... spero di no, però... Mi sento lo Zenit, guarda qua, se mi sentivo... Oh, ma me lo sentivo qua, da quando l'ha cacciato, ho detto... Bam, lo Zenit. Chelsea. Vediamo il Sien che cosa pesca per l'Atalanta. L'S, quindi? F.
Atalanta con Villarreal e Manchester United. È andata bene, sì, è andata bene all'Atalanta, se la gioca. Per il momento non è, cioè, è possibile. È meglio questo girone qua dell'Atalanta rispetto al nostro. Ragazzi, quarta fascia, vediamo chi incontriamo. Speriamo solo non, per favore, il Wolfsburg. Il Milan, con chi? Vediamo il Milan, solo del gruppo. Aia, se va col Parì, italiano. Esatto. Vediamo, ci sono il 50% di possibilità di andare col Parì. Benfica. È proprio contro l'Atletico. Ma Atletico, Liverpool. Con Liverpool comunque ha vinto la Champions. Atletico, Liverpool e Porto. Ma no, ma no. Dacci gli svedesi di Ikea. Dacci gli svedesi di Ikea che vengono. Vengono in Italia, vengono a Torino, fanno un bel giro all'Ikea. Vicino all'ingresso di Torino e poi vengono a giocare contro di noi. Di Dacci Stumalmo, eccolo qua. Cerchiamo gli svedesi. Eccolo qua, te l'ho detto, vengono a Torino, fanno un giro lì. Quindi ragazzi, questi sorteggi di Champions League sono finiti qui. Tutte le italiane se la possono giocare. È andata male, purtroppo, almeno parliamo di noi. Il Chelsea comunque campione in carica. Una grandissima squadra, ha preso anche Lukaku, quindi sarà davvero dura, sarà una grande partita che chi lo sa. Magari direi che potremmo andare magari a vedere allo stadio, potremmo andare a vedere, quindi oggi inizia qui la nostra Champions League, sempre forza Juventus fino alla fine e ci becchiamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao.